avrà l'onore e l'onere di parlare, anche con poche parole, ma di Roberto Calasso. Devo dire che per chi fa questo mestiere, Roberto è stato un compagno veramente di avventure per tutto il mondo librario e non ha avuto eguali da questo punto di vista. Quindi è un riferimento che ci piace molto sentire cosa ha detto un po' di tempo fa Carlo Ghisbo di lui e sentire oggi la Ottania Calina che parla di Roberto. Poi abbiamo il piacere di avere con noi Carlo per questa sua nuova avventura che è La lettera uccide, sempre pubblicato da Delfi, e parlerà con Cora Presezzi, giusto, ho detto bene, meno male. Io dico anche per chi non avesse mai seguito questi corsi, i corsi sono chiamati La voce dei libri e il titolo viene fuori da un maestro che è Ezio Raimondi, che ha scritto questo librino per Il Mulino proprio sulla voce dei libri. Chi ama la lettura dovrebbe prendere questo libro per capire il grande... Vedo che qualcuno scossa la testa, bene, mi fa piacere. La voce dei libri sono 10 incontri al mese che noi facciamo abitualmente alla biblioteca di Sala Borsa, il tutto organizzato dal Comune di Bologna, l'Associazione Biblioteche e con il sostegno finanziario di Coop Alleanza 3.0 e Biper, che è questa banca di Modena fantastica perché è una delle poche banche italiane che dà risorse per dare voce ai libri. Le banche di solito fanno sempre varie cose, ma sui libri sono pochi quelli che si impegnano e questa è una di quelle. Quindi oggi è il nono incontro di questo mese, poi lì fuori troverete anche il programma di ottobre e troverete anche il libro di Carlo Ghisbo e anche alcuni libri dell'Ottania Calina, chi volesse approfittarne per fare firmare anche degli autori. Grazie. Dunque, come ha già detto Romano Montroni, la serata è per il nuovo libro di Carlo Ginzburg, La lettera uccide. Ma siccome Romano Montroni è un po' il proconsole di questa città e quando decide una cosa è irremovibile, alcuni minuti verranno dedicati a Roberto Calasso, che comunque è nel cuore proprio di tutti noi. Pochi minuti per rievocare un rapporto che nel mio caso è stato un rapporto più timido e personale, soprattutto dopo che Carlo Ginzburg pochi giorni fa ha raccontato il suo scambio così intenso con Roberto Calasso con una partecipazione straordinaria e con tanta intensità. Quindi io aggiungo solo qualche scheggia, qualche frammento, che negli anni ogni volta nell'incontrare Roberto Calasso mi ha veramente spiazzato, da un lato per un riservo così particolare, dall'altro per una delicatezza che sembra un po' contraddittoria quando a volte si sente dire che aveva un carattere non facile, ma aveva queste attenzioni e poi per questa curiosità culturale che veramente era senza confini e alla fine anche qualcosa che affiorava come una specie di pessimismo molto lucido sul presente. Ma in primo luogo credo che Roberto Calasso sia stato qualcosa di veramente fondamentale per la nostra generazione, per la libertà come editore che gli ha permesso di sottrarsi ogni volta a quella che può essere come una dittatura del contemporaneo o del presente, cioè di fare scelte che non erano mai quelle più, insomma, ha imposto una visione che non era mai quella convenzionale o prevedibile. E poi come autore gli ha permesso di muoversi in maniera totalmente libera utilizzando i registri più diversi, da un lato questa conoscenza vertiginosa della Grecia, del mito, del mondo vedico, che però lui riportava come vivo fra noi avendo sempre il senso della distanza, perché nei revival, nei richiami del passato la distanza è tutto, e dall'altro aveva in parallelo questa capacità di fare degli affondi nel presente, di interrogarsi in un modo doloroso, diretto, insomma, non so, c'erano certi libri come l'innominabile attuale, per me perlomeno, no, lo conoscevo relativamente, insomma, è stato qualcosa che non mi aspettavo, un versante che non ti aspetti, così anche questo modo, fino a questi ultimi due piccoli volumi che sono usciti, che sono scritti con una castagna
vastità quasi disarmante, se uno tiene presente qual è diciamo, l'idea che tu hai di Calasso, cioè di un uomo saturo di cultura, assolutamente saturo di cultura, eppure, e allora qui, come fa Ghienzo ogni tanto, dice cito, cioè quando voglio dire una cosa che mi sembra importante è meglio che la dica qualcun altro, e quindi scelgo una frase che ricordo benissimo, pronunziò Brodsky, diceva che Calasso era saturo di cultura, però totalmente libero, anzi immune da qualsiasi gergo freudiano, strutturalista, decostruzionista, cioè veramente era al di sopra di quello che di volta in volta sono delle... E queste parole le ricordo perché Brodsky le pronunciò all'Istituto Italiano di Cultura di New York quando venne presentata l'edizione inglese delle le nozze di Carlo Armonia, credo fosse il 93, e c'era Susan Sontag, Roberto Eco, c'era il mondo attorno. Ecco, con Calasso il rapporto che ho avuto io è stato a lungo, come per molti credo, da primo un rapporto diciamo, a distanza e molto asimmetrico. In realtà più tardi mi è capitato di pubblicare i libri con Adelphi e quindi è cambiato, è diventato più stretto questo rapporto, però in un primo tempo quello che noi abbiamo provato era ammirazione sconfinata e una gratitudine immensa per quello che la Delphi scaricava nelle librerie. Non sto adesso a raccontare cosa abbia voluto dire mettere a disposizione questo continente geoculturale della Mitteleuropa, questa costellazione di viennesi, però ricordo che allora non tutto era così scontato, perché a volte questo coraggio veniva come questa operazione veniva tacciata di razionalismo, di misticismo, di cultura un po' meno moderna, un po' antimoderna, quindi la visione che aveva Calasso si è poi imposta in un modo non era così facile. Comunque per la mia generazione quello che diciamo la Delphi stava instaurando, che era un rapporto fortemente dialettico con l'Einaudi, in quegli anni è stato qualcosa, io penso veramente, di liberatorio, di poetico, di rigenerante, cioè, ci costringeva a coltivare dei pensieri mai pensati. L'arrivo in aggiunta a tutti questi nomi che potremmo così raccontare, io ho anche vissuto per l'esperienza di ritrovare in Adelphi legittimati e riportati a una loro dignità altissima delle piccole cose che anche se non facevano parte di quel mondo ritrovavano un senso. Per esempio ricordo, per me che faccio della storia dell'arte quindi le immagini, c'era un piccolo libro di Vivant Denon che era uscito una volta, una piccola novella di fine Settecento, libertina, un racconto perfetto, che era uscito una volta nella biblioteca blu di Franco Maria Ricci e che viene riproposto da Adelphi, e mi pare che si chiami Point de Lendemain, senza domani, nella versione di Adelphi, e quindi andava al di fuori di questo schema che noi ci immaginiamo, però rientrava in circolo con una è riportata, c'era poi stato anche un film, mi pare, di Louis Malle con Jean Moreau su questo piccolo racconto, però era qualcosa che apriva la fine del Settecento e dilatava veramente questi orizzonti. E lo stesso tra i vari autori che allora la Delphi proponeva, cioè quando arrivavano tu finivi per leggerli in una coincidenza con il presente. Ricordo che quando mi trovai ad avere in mano il Ritorno di Casanova di Schnitzler, cioè non potevo, era uscito nel 1918, però quando lo ripropose a Delphi aveva qualcosa di così struggente e contemporaneo, cioè sembrava di vedere le Venezie di Tenebra dipinte nell'ultimo tempo di Francesco Guardi, perché era così presente questa fine oramai della città, c'erano queste parole meravigliose, Venezia scaglie di ruggine d'argento, insomma, che tu lo potevi, ne potevi, cioè, riproposto da Adelphi, acquistava una qualcosa che era veramente molto presente. Poi c'era un altro sentiero che ti portava a stringere un rapporto con Calasso, cioè Calasso come autore.
Io non affronto qui di cose che persone hanno in questi ultimi tempi, poi su varie testate, sondato molto più in profondità il progetto di Calasso. Però in questa sua cultura sterminata, in questo sconfinare continuo in altri campi, Calasso aveva anche condotto una ricognizione appassionata delle immagini che era veramente spiazzante. E ci sono almeno vari libri, io ne ricordo alcuni, che sono assolutamente, per esempio, la Folie Baudelaire. Certe volte ho pensato che fosse il suo libro più bello, poi ho pensato dopo che il suo libro più bello poteva essere l'impronta dell'editore, poi che forse poteva essere un'altra ancora. Insomma, comunque, la Folie Baudelaire è un libro dove io mi sono trovata a leggere delle pagine su Ingres, o delle pagine molto difficili, che non sono mai fiction, che sono così sofisticate, intelligenti nel rapporto tra Berthe Morisot e Manet, oppure delle pagine su, queste non so se a te piaceranno, delle pagine su Jean-François Millet, di cui lui coglie tutto il limite, dicendo che questi paesani, i contadini, se la tiravano un po' troppo, eccetera, sulla scia di Baudelaire, cioè, e quindi andando contro a una lettura che sembrava... ma lui aveva sempre una prospettiva, una visione d'angolo, che era veramente, aggiungeva, mi è capitato, e forse questa è stata la volta che mi ha sorpreso anche di più, quando uscì un volume suo, che credo fosse il quinto di questa saga che comincia con la rovina di Cash, sì, era Il Rosa Tiepolo, il titolo viene da Proust, e lui affronta un mattatore della storia dell'arte, Giovan Battista Tiepolo, che ha riempito per chilometri e chilometri quadrati di affreschi le volte e i soffitti di mezza Europa, e lui successe che chiese così di presentarlo in un dialogo con Umberto Eco e con Calasso. Quando io l'ho letto ho provato un effetto di spaesamento, perché questo pittore, che era il pittore meno cerebrale, meno criptico, meno calassiano che si potesse immaginare, e che abbiamo sempre tutti interpretato come un pittore solare, un pittore senza problemi, Longhi stesso l'aveva equiparato a un regista di un, allora diceva, Technicolor alla Cécile B. DeMille, cioè uno che dipinge e racconta delle favole. Diceva Technicolor, oggi sarebbe forse Colossal, non so dire, insomma, cioè in questo modo poi tu leggi questa lettura, questa chiave di lettura che ti dà Calasso, il quale chiaramente preferiva sempre la bellezza forestale del gotico al Rinascimento, quello era il suo animo, ma nel capitolo sui capricci e gli scherzi di Tiepolo, a un certo punto ti costringe a capire come in pieno secolo dei lumi, in pieno illuminismo, ci sono queste persistenze più o meno consapevoli di culti misterici, orientali, precristiani, serpenti, gufi, incontri negromantici, cioè capovolge completamente l'interpretazione di Tiepolo, affermando una cosa che è proprio dissacrante, cioè dice in realtà... La critica si è limitata a dire che erano cose ornamentali o decorative perché erano così sature di pensiero che non le decifrava, non le capiva. Quindi non voglio dire che si era sempre d'accordo, però se parli con un altro storico dell'arte, sì, sei sempre d'accordo, ma è anche noiosissimo. E viceversa, lui era capace proprio di rovesciare completamente le cose. Ecco, con grande intelligenza, e alla fine anche ti convinceva, insomma, per molti aspetti dovevi dare ragione. C'è un altro momento ancora che voglio soltanto ricordare, che era quello, diciamo così, come più personale. C'è un gesto della Delphi che era ricorrente, che quando arrivava Natale arrivava questa piccola edizione molto... raffinata di un testo molto scelto, con gli auguri per, non credo, cioè era qualcosa destinato a molti lettori della Delphi, non era fatto una cosa, diciamo, a privilegio, ma un giorno aprendolo c'era scritto, invece che per Anna con gli auguri, c'era scritto per Anna presto a Delfiana,
io devo dire che l'ho messo in cornice, perché questa promozione, diciamo, da lettore a Delphi, a possibile autore, naturalmente non dipendeva da me. Era successo che in quei giorni Mario Bortolotto, che era questo grandissimo musicologo, molto nella casa di Adelphi, molto amico di Roberto Calasso, eccetera, aveva pubblicato un libro in gran parte dedicato a Schumann, che era di Bunte Blätter, i fogli multicolori, e l'aveva dedicato, e quindi questo mi aveva, come dire, aperto le porte del paradiso, cioè le porte di un... Perché dico... Perché, ne parlavo prima con Carlo Bienzo, cioè nella vita abbiamo tutti voglia, se scriviamo qualche libro, di poter, come dire, espugnare certi editori o certi cataloghi, perché quello corrisponde ad un certo mondo. E per tanto tempo il sogno, anche mio, è stato quello di poter entrare nei saggi Einaudi, cioè nelle coste rosse dei saggi Einaudi, e per me, visti un po' dalla provincia, un po' fuori da questo asse molto culturale Pisa-Torino, cioè mi sembrava che fosse una cosa quasi irraggiungibile. Poi è capitato con il paesaggio della ragione, ma dopodiché io sono rimasta, per il lavoro che faccio, che è la storia dell'arte, in gran parte, come dire, imprigionata dentro a un'editoria d'arte bellissima, lussuosa, patinata, costosa, pesante, così tutta cartonata, che aveva anche come destinazione un pubblico o di specialisti o di antiquari o di amatori, insomma. Quindi sognavo, ma capivo che non mi riguardava, insomma, sognavo quello che faceva Delphi, cioè questi lettori trasversali, questa carta leggera, porosa, dove tu puoi stampare a colori divinamente senza tutti questi scatole, questi bozzi. Quindi e devo dire che forse questo escamotage di Mario Bortolotto mi ha aperto come le porte in questo luogo, che poi anche quando tu lo vivi, questo paradiso che è via San Giovanni sul Muro 14, Milano, cioè questa è l'entrata della Delphi, anche lì hai la percezione che, cioè ti immagini che sia qualcosa di molto sofisticato, invece è un luogo dove hai tre stanzine a sinistra, poi attraverso il cortile le immagini le lavorano verso il fondo, piano terra, poi fai un pezzetto di scale, cioè non c'è l'impronta di un architetto, un design, il desiderio di essere molto sofisticatici, perché l'impronta, come dice un libro di Calasso, l'impronta dell'editore è, come dire, nell'aria, è leggibile, cioè è quanto di più low profile, quanto di più sotto le righe, così si possa immaginare. E a proposito di questa cura di cui parlavamo sotto i portici poco fa, di questa cura quasi maniacale del libro, io ricordo di aver avuto un'altra lezione da Roberto Calasso. Eravamo a Ninfa, che è un luogo meraviglioso, e si camminava, era una giornata dedicata alla musica, e si camminava con Fleur e Roberto Calasso. E io avevo da poco presentato un mio libro, che forse era macchinoso, troppo, non so. E non ho nemmeno mai saputo se Calasso l'avesse già avuto, come dire, in visione. Però a un certo punto lui parlava di libri e, scandendo come le parole, disse: un libro deve avere un'anima che si definisce soprattutto per ciò che scarta. Io capì la lezione, ma era questa cura così ossessiva, perché ogni libro avesse, per così dire, un'anima. Questa credo che sia la grande esperienza, la grande lezione, diciamo, dell'esperienza in Adelphi, che investe naturalmente il testo, ma che riguarda... Dov'è la tua copertina? Riguarda la copertina, questa è una copertina stupenda, riguarda il fondo della copertina, il risvolto, l'indice, cioè una cosa sfinente, perché alla fine tu hai consegnato il libro sta lì in stand-by perché Calasso è lontano, è in un'isola greca, deve vedere, non ha ancora visto il risvolto, però secondo me non c'è prezzo per il privilegio di avere degli interlocutori di questo tipo. Anch'io, come credo tanti, proprio ho il rimpianto di non avergli detto abbastanza la mia gratitudine per i libri che Adelphi ci ha fatto conoscere, per quelli che Calasso ha scritto e per i libri che poi lui ha accolto nella casa editrice.
Così, non molti giorni fa, sono sbarcata a San Michele in Isola, che è il cimitero nella laguna di Venezia, che ricorda vagamente il grande quadro di Böcklin, l'isola di San Michele, il grande quadro di Böcklin con l'isola dei morti, ma secondo me l'isola vera di San Michele è ancora più bella, perché ha questa chiesa rinascimentale che sorge improvvisa dall'acqua, bianchissima, in pietra di Istria, compatta, senza decorazione. E lì, diciamo, Roberto Calasso, che amava Venezia, ha chiesto di essere sepolto. È al recinto numero 20, appena un po' spostato, cioè, però idealmente accanto a quel mondo della musica e della poesia che sta nel recinto evangelico e nel recinto dei greci, cioè Stravinsky, Ezra Pound e Brodsky. Ecco, Brodsky, da quello che ho sentito a volte nella conversazione, insomma, era quasi un fratello di elezione per Calasso, e in questo ultimissimo testo che lui ha scritto, lui dice appunto: solo parlando con Brodsky ho ritrovato, come un'allucinazione, gli stessi soprassalti del cuore che avevo avuto allora a Firenze. Cioè, lui parla delle cose che nel primissimo dopoguerra aveva incontrato a Firenze, e dice: per quanto dissimili fossero Pietroburgo e Firenze in quegli stessi mesi, sembrava ci avesse attratto qualcosa di identico. Eravamo nati a distanza di un anno e sei giorni, doppiamente gemelli. Ecco, io credo proprio gemelli, perché tendevano entrambi a mettere in comunicazione il mondo visibile con il mondo che non è visibile. Grazie. Grazie. Dalla copertina andiamo oltre, insomma, anche già. Grazie mille. Buonasera, io sono molto felice, molto onorata di presentare il libro di Carlo Ginzburg. Lo ringrazio moltissimo per avermi invitata e ringrazio gli organizzatori dell'incontro per l'ospitalità. Dirò pochissime parole introduttive e poi passerò a fare delle domande all'autore. Allora, il titolo è già stato citato, ed è La lettera uccide. È un volume densissimo, una raccolta di saggi, ed è molto densa sia nella sua architettura generale sia in ogni sua parte. Il libro raccoglie 13 saggi che sono stati scritti nel corso degli ultimi 20 anni, il più antico è del 2001 e i più recenti sono stati scritti nel corso di quest'anno, nel 2021. Molti erano già pubblicati, però soprattutto in lingua inglese, ma naturalmente ora li leggiamo, li rileggiamo anche a fronte della loro composizione in una serie, quindi mediati da questa architettura complessiva che il libro è, e poi anche dall'indicazione di lettura che l'autore propone già nel titolo e poi nell'introduzione. La lettera uccide. Come scopriamo già subito nella prefazione, non è solo il ritaglio di un celeberrimo versetto paolino che suona: la lettera uccide, lo spirito dà vita, nella seconda epistola di Paolo ai Corinzi, terzo capitolo, versetto 6, ma è anche il ritaglio di una riscrittura di questo versetto che suona: la lettera uccide chi la ignora. In una formula, e servendomi di altre riflessioni di Carlo Ginzburg stesso, sintetizzerei uno dei movimenti di fondo di questo libro così. Si tratta di un uso di Nietzsche contro Nietzsche, cioè della definizione nietzschiana della filologia come lettura lenta, una definizione che troviamo citata nella prefazione, rivolta contro gli esiti relativistici nella lunga durata della battaglia di Nietzsche contro l'idealismo e il positivismo. Quindi direi che da questo punto di vista, e ti farei già una domanda su questo,
Mi pare che questo saggio, questa raccolta di saggi possa essere letta come un capitolo ulteriore di un lungo dialogo di Ginsburg con un interlocutore polemico che qui è presente, sebbene in modo più, diciamo, meno esplicito rispetto ad altre raccolte precedenti, ovvero quelle posizioni intellettuali, quei modelli conoscitivi di carattere iperrelativistico e tra l'altro non incompatibili, mi pare, con delle formulazioni in chiave identitaria, una questione che mi sembra attuale. E dunque il libro, diciamo, a fronte di questo movimento di fondo, può essere letto come una risposta alla crisi della lettera con quella che possiamo definire una descrizione densa della dimensione letterale dei testi, che comprende anche una riflessione molto serrata su ciò che nella lettera non c'è. E per motivi diversi e a loro volta indagabili, ma che lo studio intensivo della lettera può permettere di raggiungere. Volevo citare qualche parola tratta da una recensione di Adriano Sofri, uscita proprio quest'oggi, in cui Sofri analizza uno dei saggi in particolare intitolato Il segreto di Montaigne, uno degli inediti contenuti nel volume. E oltre a dare delle indicazioni ulteriori in direzione del segreto di Montaigne di cui il saggio parla, sottolinea anche una cifra della tua scrittura saggistica e scrive: a Ginsburg piace chiudere laconicamente le sue peripezie, questo finire senza tirare le somme, le tiri chi legge. Allora formulerei una prima doppia domanda a partire da qui. In questo saggio su Montaigne tu avanzi anche un'ipotesi su un possibile modello per la poetica del non finito, della forma saggio di Montaigne, creando, mi pare, anche una sorta di abim rispetto alla struttura di questo saggio e in generale della tua scrittura saggistica. E questo elemento mi sembra legarsi in modo molto stretto con uno dei temi cruciali del volume, che, come dicevo sopra, riguarda la dimensione di ciò che non c'è nella lettera, dunque la questione della lettura tra le righe, quindi dell'assenza inintenzionale ed eloquente di elementi che però la lettura può condurre. Ti chiederei di commentare. Sì, non una domanda, ma più domande condensate. E proverò a. Non una domanda, ma più. Meglio senza? Meglio senza. Non una domanda, ma più domande condensate. Sì o no? Scusate. Accende. Allora, non una domanda, ma più domande condensate. Dunque, dico subito che questo libro è dedicato a Roberto Calasso. Come per fare eco al bellissimo ricordo che abbiamo sentito da parte di Anna Ottani Cavina. Ora, è vero, questo gesto che Adriano Sofri ha sottolineato, e cioè chiudere i saggi di colpo, è qualcosa che è come un tic che mi porto dietro da molto tempo. Provo a spiegare che cosa c'è dietro questo gesto. E anzitutto l'idea che la ricerca per definizione è incompiuta, altri la prolungheranno. Poi c'è ripugnanza, e forse lo dico, nei confronti di un atteggiamento predicatorio, qualcosa che veramente non mi piace, e quindi l'idea di tirare le somme come alla fine di un sermone, questo è qualcosa che voglio evitare. Quindi l'idea è qui si chiude, però il lettore e la lettrice dovranno continuare nella loro mente che cosa? Ecco, qui c'è qualcosa che io ho imparato da Bloch e che è qualcosa che mi ha accompagnato in tutta la traiettoria di ricerca.
E cioè Bloch disse, Marc Bloch disse che è importante mettere chi legge a parte, insomma, condividere con chi legge il percorso della ricerca. Bloch non sottolineò qualcosa che era in realtà ovvio, cioè l'elemento politico in senso lato che c'è in questo, cioè nel senso che permettere al lettore di condividere il percorso della ricerca è come praticare una sorta di, come dire, condivisione democratica. Io vorrei usare questo termine che è così trito, e però ci tengo a sottolinearlo, cioè il dialogo con chi legge non deve essere un dialogo dall'alto, predicatorio, meno che mai deve essere un dialogo paternalistico. Io spero di aver evitato tutto questo. E però a un certo punto io chiudo, è più forte di me. Ora, naturalmente, diciamo, l'idea che ci sia qui una poetica del non finito che io avrei ripreso da Montaigne non mi era venuta in mente, è venuta in mente al mio amico Adriano Sofri, è venuta in mente a te che l'hai ripresa, la mia amica Cora Presezzi. Ora, in effetti io ho trovato, e chi sfoglierà il libro lo vedrà riprodotta in una delle illustrazioni, un libro che Montaigne, a mio parere, ha letto, una raccolta di saggi, in cui a un certo punto c'è un saggio che viene presentato come incompiuto. Si chiama, il titolo è un titolo proprio montegnesco, è un libro uscito a Poitiers nel 1556. Lo leggo prima in francese. Discours non plus mélancolique que divers, des choses mêmement qui appartiennent à notre France. Discorsi non più melanconici, questa è una parola che avrà toccato subito Montaigne, che vari, di cose che appartengono alla nostra Francia. E si parla di tutto in questo libro. A un certo punto, in uno di questi saggi, si trova questa frase: la mort, scritto in carattere maiuscolo, la morte, ni mort, né morte, dice uno, l'altro, e c'è una R maiuscola, e basta. Questo capitolo è imperfetto. E poi seguono due parole in greco, non sì, melancolico. Ora, l'idea che Montaigne abbia potuto leggere questo saggio, questo libro e questo saggio, questa pagina in cui il non finito è sottolineato in una maniera quasi tracotante, no? Io non ho mai trovato nulla del genere, devo dire, cioè è esibito proprio. Allora, è come una porta che a un certo punto viene sbattuta in faccia al lettore, e però il lettore a questo punto deve lavorare. Ecco, l'idea di far lavorare il lettore, ecco, questa è qualcosa che è un'idea che mi appassiona. Allora, questo si lega anche, e qui diciamo torno a un'altra delle tue domande, e cioè quello che c'è nella lettera e che però non è evidente nella lettera, leggere tra le righe. Qui ancora una volta, l'ho fatto ripetutamente in un altro libro pubblicato a Delphi, prima di questo non di manco, Machiavelli, Pascal, continuamente, varie volte ho citato Leo Strauss, il saggio sulla persecuzione, l'arte dello scrivere, pubblicato nel 1941. Ora, diciamo, questo ritorna anche nel caso di Montaigne, cioè Montaigne, io non vorrei dichiarare qual è il segreto di Montaigne, ma Montaigne, diciamo, deve fare i conti con delle costrizioni che gli vengono dall'esterno, e però a un certo punto qualcosa scoppia in lui. Ora, diciamo, non posso dire che nei miei confronti ci siano delle costrizioni, io mi sento libero di scrivere quello che voglio, però l'idea di leggere tra le righe, perché non tutto è dichiarato, ecco, questo mi pare, diciamo, un elemento della filologia e della definizione che Nietzsche dava della filologia, perché la filologia come arte
della lettura lenta è quello che Nietzsche, ancora filologo, non ancora filosofo, disse nella sua prolusione di Basilea. Ora, quest'idea di leggere lentamente a me pare importantissima. E qui, come spiego nel libro, è possibile, questa è un'idea a cui tengo molto, è possibile combinare la lettura lenta con la velocità della rete, di cui io faccio largamente uso, anche se in una maniera forse non convenzionale. Quindi l'idea di combinare le due, la velocità e la lentezza, la velocità della rete e la lentezza della lettura, che obbedisce al principio della filologia in senso lato, che è a portata di tutti, purché la si insegni. Perché un'altra cosa che dico è che in realtà questo uso non convenzionale della rete non è possibile se non attraverso dei mediatori umani, altrimenti non possiamo impararlo dalla rete. Questo autodidattismo riguardo a un uso sofisticato della rete può essere solo insegnato da mediatori umani, donde l'importanza della scuola a tutti i livelli. Scusa, io sono stato lungo, ma vabbè. Allora, dunque, vorrei ora entrare nel libro, diciamo, dall'inizio, quindi arrivare al primo saggio e porti una domanda specifica su quello, che però avrà delle implicazioni sicuramente generali. Dunque, il volume si apre nel primo saggio con, incontriamo, a parte una dichiarazione poetica, che è Less is More, non è l'unica che c'è nel libro, ma una delle più esplicite, direi. E poi incontriamo Auerbach, che, fuggito dalla Germania nazista e riparato a Istanbul, ripercorre la storia del realismo nella letteratura occidentale e scrive Mimesis. E poi il volume si chiude quasi 2000 anni prima, arrotondando un po' per eccesso, sulla linea del tempo e dello scavo nella storia della prospettiva storica che con la riflessione su Auerbach avvii, approdando a Paolo, che scrive la seconda lettera ai Corinzi, che dà il titolo al volume. E nel mezzo il libro sgrana un giro dell'Europa che è insieme a un giro del mondo attraverso una selezione di casi capaci di farci osservare contemporaneamente un oggetto storiografico particolare e anche di farci mettere in prospettiva i modelli conoscitivi e interpretativi che ne mediano la nostra comprensione. L'autore stesso annuncia nella quarta di copertina la grande varietà di temi che il volume affronta in questo viaggio che tocca veramente i quattro canti del globo, e però accoglie i suoi lettori e le sue lettrici rassicurandoci che esistono dei fili che attraversano un insieme così vario, e uno di questi fili è sicuramente la questione della lettura del testo sacro, dell'Antico Testamento in particolare, che attraversa diversi saggi della raccolta e a cui accenna tra l'altro il dettaglio della già stata mostrata la copertina, che appunto è tratto da un ritratto seicentesco di Paolo che scrive le sue lettere intanto a un libro, o meglio il libro aperto sul suo scrittoio. E vorrei partire proprio dal primo saggio e dal tema della lettura dell'Antico Testamento. Il titolo del primo saggio è La latitudine, gli schiavi, la Bibbia. Il sottotitolo è Un esperimento di microstoria. Un saggio del 2005 che, scrivi in una nota, tra l'altro sarebbe dovuto essere un libro e non lo è diventato. In un altro saggio di questa raccolta che occupa il centro geometrico del libro, è quello che chiude la prima parte, si intitola Conversare con Orion, viene raccontata anche l'origine di questa ricerca sul protagonista del primo saggio, Jean-Pierre Pury, del quale l'autore ricostruisce quella che, parafrasando un altro titolo, forse il più noto titolo di Ginsburg, possiamo definire la visione globale di un colonizzatore del Settecento. E quindi ti farei due domande. La prima riguarda la legittimità di questo parallelo che io vorrei proporre con Menocchio, e soprattutto, fatte tutte le debite differenze, ma soprattutto rispetto alle domande che tu hai posto alla documentazione, alla centralità del tema della lettura, quindi non solo di che cosa questo Pury, ci dirai poi chi è, leggesse, ma soprattutto come leggesse, in particolare la Bibbia, intrecciandola con altre letture. E
E poi una seconda domanda, alla fine del saggio tu mostri come il caso di Puri possa gettare una luce su un dialogo sotteso tra le due diverse e interconnesse interpretazioni che Weber e Marx danno dell'accumulazione originaria, sottostimando reciprocamente rispettivamente l'aspetto violento e il fattore religioso. E quindi la domanda è: in che termini questo saggio su Puri è un esperimento di microstoria? Ancora una volta un mucchio di domande, cercherò di districarmi e di rispondere a quello che hai, alle sfide che tu mi lanci. Allora, anzitutto l'idea dell'esperimento, cioè il saggio come esperimento, questo è naturalmente un omaggio a Montaigne, naturalmente, e a Galileo, cioè diciamo il saggiatore, cioè l'idea del saggio che sperimenta, il saggiare. Un esperimento di microstoria. Ora, effettivamente, questa idea di diciamo vedere insieme questo calvinista di Neuchâtel, Jean-Pierre Puri, e il mugnaio friulano Menocchio, mi attrae. Però prima devo spiegare come sono arrivato a Puri. Allora, questo si riallaccia a quello che dicevo prima, e cioè all'uso del computer. Dunque, io stavo scrivendo un saggio su che partiva da Auerbach, e cioè mi è capitato più volte di ripartire da Auerbach. Per me Mimesis è stato, l'ho letto quando avevo 18 anni, è stato, mi ha accompagnato fino adesso. E c'è un capitolo meraviglioso in cui Auerbach parla della parte dalla pagina di Voltaire nell'Lettre Philosophique sulla Borsa di Londra. È una pagina in cui si dice come persone che provengono da varie fedi religiose, c'è anche un accenno sarcastico e diciamo abbastanza antigiudaico agli ebrei, e poi ci sono i quaccheri, eccetera, ma tutti però si sono uniti da quello diremmo oggi il capitale finanziario, e cioè diciamo l'idea di fare scambi nel luogo della Borsa di Londra. Io scrissi questo saggio, lo pubblicai, se non sbaglio, nel 2001. Adriano Sofri mi aveva fatto notare che dopo l'11 settembre c'era stata la riapertura della borsa, e io dedicai questo saggio a lui. E dunque, mentre lavoravo a Voltaire, l'idea era di mettere in prospettiva Voltaire, ma mettere in prospettiva anche chi l'aveva studiato, cioè Auerbach. Mettere in prospettiva. Auerbach aveva parlato del suo proprio metodo usando il termine prospettivismo e richiamandosi a Vico. Ora, io a un certo punto durante questa ricerca mi sono detto, ma forse sarebbe interessante partire da un brano di Voltaire e cercare tutte le parole sul catalogo di UCLA, sul catalogo elettronico della biblioteca di UCLA, per ricostruire l'orizzonte mentale dei suoi lettori. Devo dire che io avevo fatto più volte questo esperimento, cioè chiedere una parola a quel catalogo elettronico. L'avevo fatto tanti anni prima, qui, all'Archiginnasio, col catalogo, diciamo, Frati Sorbelli, con Adriano Sof, scusate, Adriano Prosperi, un altro Adriano, un altro amico, quando conducevamo insieme un seminario che poi divenne il libro Giochi di pazienza. L'idea di cercare a caso dei nomi, Marco, Benedetto, eccetera, eccetera, per ricostruire la foresta degli scritti religiosi in cui, diciamo, era emerso questo albero destinato allora a un gran successo e alla caccia spietata dell'Inquisizione, e cioè il trattato utilissimo del Beneficio di Cristo. Ora, questo gioco con i cataloghi io l'ho fatto poi, diciamo, varie volte con
il catalogo elettronico di UCLA. Allora, sono partito da, questo era il gioco, da il primo paragrafo del Traité de Métaphysique di Voltaire, un'opera postuma in cui c'è il tema che a Voltaire era caro, dell'essere che viene dallo spazio, piomba sulla terra, piomba sul, diciamo, quello che oggi è il Sudafrica, vede dei vari animali, vede un essere bipede con la testa lanosa, qui un'altra faccia del razzismo di Voltaire, un elemento paradossale ma reale, cioè qui in questo caso è l'idea dei neri come animali un po' più intelligenti degli struzzi. Vabbè, io mi chiedo allora, vabbè, parto da una parola, un nome proprio. Lì si dice che l'essere venuto allo spazio parte dalla Caffrerie. Allora cerco Caffrerie nel catalogo, niente. Allora penso, ma Caffre, cerco Caffre, vengono fuori 13 titoli, cerco il più antico, anche questo qui si vede come l'interazione tra la produzione del caso, che è quello che mi appassiona, cioè l'idea di essere colti di sorpresa da qualcosa che non conosciamo, che non fa parte dei nostri presupposti, ebbene, scatta poi un'interazione. Perché scegliere il titolo più antico? Ma io l'ho scelto e meccanicamente sono a vedere, un certo Purie aveva pubblicato all'inizio del Settecento in francese una lettera alla Compagnia delle Indie situata ad Amsterdam, questo era uscito ad Amsterdam, in cui proponeva un progetto di colonizzazione del Pays des Quatre, cioè il Sudafrica. Per puro caso questo testo era disponibile in fotocopia, non era disponibile nella sezione libri rari, ma era disponibile in fotocopia su uno degli scaffali. È una libreria a scaffale aperto, salgo su, comincio a sfogliare, ci avrò messo 10 minuti, non sapevo chi fosse Purie. Sfogliandolo sono stato afferrato da questo libro, ce n'era rilegato un altro in fotocopia, sempre di Purie. Insomma, è cominciata una ricerca che mi ha portato a Neuchâtel. Ho scoperto che lui era nato a Neuchâtel, aveva viaggiato il mondo, era andato a Batavia e, diciamo, i suoi progetti di colonizzazione erano dei progetti legati al 39° grado parallelo sud, e spiega perché è quello della Terra Santa. Una colonizzazione imbevuta di lettura della Bibbia, che l'ha portato poi però a spostare il 39° grado verso nord, e quindi ha finito poi la sua vita in South Carolina, e ha fondato una città dopo una vita complicatissima chiamata col suo nome Perrysburg. Di questa città non esiste ora nulla, tranne nel cuore di una foresta, l'ho visto con i miei occhi, poche tombe frantumate nel buio della foresta. Una cosa impressionante se si pensa a questa vita. Io sono partito a questo caso per ripensare la colonizzazione europea attraverso un caso anomalo. Perché anomalo? Beh, sfogliandolo, non sapevo niente di Purie, mi sono detto, ma perché questo cita tante volte non solo la Bibbia ma l'Antico Testamento, forse protestante, e però c'è questa idea della colonizzazione, Weber, e però, vabbè, nel saggio io a un certo punto metto in scena una sorta di dialogo tra, non letteralmente un dialogo, ma Marx e Weber. Ora, Purie, vabbè, sono andato a Neuchâtel per cercare l'archivio della famiglia, beh, e poi nell'archivio di Neuchâtel tracce di Purie.
scendo dalla stazione e vedo una statua del fratello di Purie, sapevo questo, che aveva accumulato una gran quantità di denaro attraverso la tratta degli schiavi, tra le altre cose, e aveva donato una grande somma a Neuchâtel, siamo al principio del Settecento. Da Cora ho saputo, forse lo puoi dire, no, dillo per piacere, io non lo sapevo. Ma leggendo il saggio, alla fine della prima parte, tu chiudi appunto raccontando questo, chiudi la vita di Purie raccontando la sorte di Puriesburg e appunto dei suoi due figli, uno ucciso in una rivolta di schiavi e l'altro invece è rimasto in Europa, ha fatto questa grande fortuna come tu hai detto, quindi, e chiudi dicendo al centro di Neuchâtel c'è cioè la sua statua, e quindi mi è venuta la curiosità di vedere questa statua, mi sembrava eloquente finire così il saggio, e la prima immagine che ho trovato, purtroppo non la posso mostrare, è un'immagine che ci è diventata familiare a partire dall'estate del 2020, ossia la statua imbrattata di rosso, e che ha aperto questo fatto nella comunità di Neuchâtel, un dibattito cittadino accesissimo, di cui ti ho scritto, però vorrei che commentassi tu. No, ma diciamo, prima di lasciare di nuovo la parola a te, dico che la famiglia Purie è tuttora una famiglia di banchieri e, diciamo, studiosi anche, ma comunque... Allora? No, cosa c'è scritto? Dalle poche ricerche che ho fatto, la comunità di Neuchâtel si è divisa in merito al da farsi con la statua, che chiaramente in una... il gesto appunto di imbrattare la statua si iscrive nelle proteste di Black Lives Matter, e quindi tra l'estate del 2020 e pochissimi, nemmeno un mese fa, alla fine il Consiglio cittadino è arrivato alla decisione di non rimuovere la statua come era stato chiesto, ma di apporre una targa. È stato chiesto l'intervento degli storici, si è cercato di capire se appunto Purie fosse un benefattore o uno schiavista, quindi ovviamente entrambe le cose, cioè sottolineando che l'origine dei soldi che lui lasciò a Neuchâtel, e che appunto c'era una parte della comunità che non voleva rinunciare a questo aspetto della sua eredità, diciamo, andasse messo, contestualizzato da un punto di vista storico. È stata proposto dopo numerosi dibattiti un testo per una targa che ti ho mandato, però appunto magari una targa si iscrive nella questione molto vasta della memoria critica del colonialismo, direi. Sì, no? Sì. Dunque io avevo alla fine avevo scritto, di questo saggio avevo scritto, una vita scelta a caso, letteralmente era stata scelta a caso, può rendere, virgolette, concretamente visibile, chiuse virgolette, il tentativo di unificare il mondo e le sue implicazioni. Perché questo, in qualche modo, si può leggere nella vita di Purie, che, diciamo, da Neuchâtel va in Sudafrica, poi va a Batavia, poi torna in Europa, va a Parigi, va in Inghilterra, va in South Carolina, a capo. Sto citando Auerbach. Dunque, questo saggio io l'ho letto per la prima volta a Istanbul, ma Auerbach alludeva implicitamente a Proust. Lasciamo dunque a Proust l'ultima parola, e cito: «Gli sciocchi si immaginano che le vaste dimensioni dei fenomeni sociali siano un'ottima occasione per penetrare più addentro nell'animo umano. Dovrebbero invece comprendere che solo discendendo in profondità nell'interno di un individuo abbiamo qualche probabilità di capire la natura di quei fenomeni». Citazione meravigliosa, a cui io, diciamo, era stata citata questa citazione dal mio amico Francesco Orlando, e come avverto in una nota. E naturalmente qui io non avevo pensato, diciamo, a questo
diciamo, lettura parallela di del saggio su Piorì e il libro Il formaggio e i vermi, cioè il cosmo di Menocchio e il cosmo di Piorì, cosmo mentale di Menocchio, cosmo anche fisico, geografico di Piorì. Però certamente, diciamo, questo nesso che Cora Presenzi ha sottolineato è un nesso reale per quanto mi riguarda. Perché? Beh, diciamo, il Formaggio ai Vermi è stato letto nel corso del tempo come un libro tipico, insomma, sì, un libro che rappresenta le ambizioni della microstoria. Termine però che io non uso mai in quel libro, per un buon motivo, cioè perché, diciamo, la microstoria come progetto collettivo attorno alla rivista Quaderni Storici è nata anche dalle discussioni sul mio libro. Ora invece, in questo caso, io diciamo, ho presentato questo esperimento su Piorì come un esperimento di microstoria. Certo, come tu mi hai fatto notare in una conversazione, il tipo di lavoro sul modo di leggere di Menocchio mi ha insegnato moltissimo anche per quanto riguarda il modo di leggere completamente diverso da parte di Piorì. Ora però c'è il problema della Bibbia. Allora, anni fa, io me l'ero dimenticato, ma in un'intervista io ho detto: ho avuto una sola idea nella mia vita, e l'idea è questa, e cioè che l'ambivalenza cristiana nei confronti del giudaismo è alle radici dell'idea di prospettiva storica. Ora, io su questa idea sono ritornato più volte, ma è al centro di questo libro, cioè ho cercato di approfondirla in questo libro. L'ho ripresa nel saggio La lettera uccide, che avevo pubblicato anni fa, e cioè in cui ho mostrato come Sant'Agostino, celebre per la sua lettura allegorica dell'Antico Testamento, si è però cimentato in una lettura letterale di certi passi scabrosi dell'Antico Testamento, come per esempio quelli sulla poligamia dei patriarchi. E lì c'è l'idea che per noi può essere scontata, ma certamente non lo era al tempo di Agostino, e cioè che in realtà la Bibbia parla di una società diversa da quella in cui lui viveva. Ora io ho cercato di sviluppare questa cosa, l'avevo lanciata a proposito della metafora della prospettiva storica, che è una metafora visiva che Agostino non usa, lui usa, e questo è tipico, una metafora musicale. Quest'uomo che ha scritto un latino meraviglioso, pieno di, con un ritmo straordinario, un tessuto sonoro straordinario, propone, diciamo, il tema della distanza in chiave musicale. Io invece la proponevo in chiave visiva, anche perché poi volevo arrivare, come sono arrivato, a Machiavelli, al Preludio e Principe, dove si parla della distanza riferendosi diciamo, coloro che disegnano i paesi, un riferimento che io non per primo ho riferito all'incontro tra Machiavelli e Leonardo alla corte di Cesare Borgia e, diciamo, all'idea che per Machiavelli la distanza è una metafora. Ora, è una metafora rispetto, appunto, il popolo rispetto ai principi, eccetera. Ora, nell'ultimo saggio di questo libro, Svelare la rivelazione, una traccia, io ho cercato di diciamo, approfondire quest'idea, e cioè che un'idea che mi aveva profondamente turbato, cioè che diciamo, l'idea di prospettiva storica avesse le radici in questa ambivalenza
del cristianesimo nei confronti del giudaismo, un'ambivalenza che, diciamo, è naturalmente anche alle radici dell'antigiudaismo cristiano, non era impostato in chiave razzista, ma che è stato sviluppato dal razzismo novecentesco e non solo. Ora, quest'idea quindi mi ha profondamente turbato e ho continuato a rifletterci sopra. Questo saggio, che è inedito, cerca di fare i conti con quella che mi pare, lo propongo, non mi pare che sia stato proposto prima, è diciamo la radice dell'idea di rivelazione. Io dico subito qui una cosa e poi dopo ti lascio di nuovo la parola. Io in questo libro affronto dei temi su cui veramente la mia ignoranza è abissale. Ho sentito il dovere di farlo perché nei confronti di questa idea che mi era venuta, io diciamo ho sentito che non potevo tirarmi indietro. Altri affronteranno questa idea magari per darmi torto o per approfondire quello che ho scritto, a partire da una conoscenza che non è purtroppo la mia. Io ho cercato di fare il possibile, ma però sono consapevole dei miei limiti che sono enormi. Però, tanti anni fa, mi imbattei, avevo ricevuto un premio e raccontai, descrissi un meraviglioso disegno di Goya in cui si vede un vecchione che avanza con una grande barba bianca, si appoggia su due bastoni e c'è scritto "Aún aprendo, imparo ancora". E io dissi: Goya pensa che questo vecchione è lui, io penso che questo vecchione sono io. L'ho raccontato però con l'immagine, perché voglio dire, in quel momento la descrivevo, ma l'immagine è meravigliosa, è un disegno incredibile. Vabbè, voglio dire, uno potrebbe dire tutti i disegni di Goya lo sono, però questo disegno veramente lascia senza parole. E vabbè, a una prendo, ma però non è un alibi, eh. È anche il titolo di una tua raccolta. Sì, è uscita perché avevo fatto una conferenza a Santiago e allora ho proiettato questa immagine. E allora poi il mio amico Raffaele Gaune Corradi, che insegna lì, mi ha proposto di mettere insieme quattro saggi che erano usciti in italiano e mi ha detto: ma metti, dato che avevo raccontato il disegno di Goya commentandolo, eccetera, metti come titolo "A una prendo". L'ho messo. Quattro esercizi di filologia retrospettiva, perché l'idea era quella di riflettere, è stata l'idea di riflettere sul mio lavoro anche con postazioni a Adelfiane soprattutto. Ora vorrei farti una domanda su un caso che discuti nel volume, che potrebbe sembrare per certi versi eccentrico, e proprio per questo motivo invece ti chiedo di spiegarci la presenza di questo lavoro all'interno di questo volume. È il caso di Garcilaso de la Vega, che discute anche comparativamente con quello di un suo contemporaneo in un saggio intitolato Etnofilologia. E Garcilaso vive al suo interno, all'interno del suo bilinguismo, un rapporto asimmetrico sulla simmetria dei rapporti tra osservatore e attore, ragioni in questo libro e anche in un saggio che finalmente esiste in italiano, che è Le nostre parole e le loro. E Garcilaso vive la simmetria tra la cultura paterna, lui è figlio di un conquistatore spagnolo e di una principessa inca. E ti volevo chiedere in che modo appunto questo caso eccentrico invece ci dice qualcosa su uno dei temi di fondo del volume, che è di nuovo quello di ciò che nella lettera non c'è, in questo caso per un motivo tecnico legato ad una manchevolezza nella tecnica di descrizione fonologica che
della quale stessa Garcilaso si serve per svelare le implicazioni ideologiche di questo errore di trascrizione. Dunque, io mi immagino che un lettore che legga di seguito questi saggi, arrivato al saggio, cioè più volte sarà sorpreso, e certo il saggio Etnofilologia è forse uno dei più sorprendenti. Perché? Dunque, anche qui sono arrivato al tema per caso, e in una maniera molto banale. Questa volta non ero all'Archiginnasio, ma ero alla biblioteca universitaria, e ho chiesto un libro che era legato, non mi ricordo quale, un libro settecentesco, che era legato con altri libri, tra cui una traduzione apparsa, anche questa ad Amsterdam, all'inizio del Settecento, dei Commentarios Reales di Garcilaso de la Vega. Ora, Garcilaso de la Vega ha vissuto nel Cinquecento, tardo Cinquecento, e diciamo celeberrimo, soprattutto in America Latina, ma dappertutto, cioè una figura straordinaria, e appunto, come ricordava Cora, figlio di un conquistador spagnolo e di una principessa inca, ha scritto questi in spagnolo, questi Commentarios Reales, che sono però, dunque io appunto ci capirei per caso, cominciai a sfogliarlo, ma questo anni fa, molti anni fa, e mi imbattei in un capitolo che mi lasciò veramente stupito, e il saggio poi è nato da questo incontro casuale, cioè un libro legato con un altro. Qui io non cito nell'introduzione la battuta famosa di Abi Warburg: il libro che tu cerchi si trova, il libro di cui hai bisogno si trova accanto a quello che tu cerchi. Cioè è proprio la teorizzazione del caso che io modestamente cerco di produrre usando i cataloghi o Google. Cioè, anziché evitare quello che tecnicamente si chiama il rumore, io lo cerco. Cioè l'idea è non solo di trovare delle risposte a quello che cerchiamo, ma anche di trovare delle domande inaspettate, che conducono ad altre domande inaspettate, che ci portano in una biblioteca meravigliosa come questa. Ora, vabbè, in questi capitoli che io mi misi a leggere rapidamente nella traduzione francese di Garcilaso, a un certo punto Garcilaso dice: ma gli spagnoli accusano le popolazioni delle Ande di essere idolatre. Ma loro si sbagliano, perché loro hanno preso la parola huaca come se volesse dire qualcos'altro, cioè idolo. Ma perché? Perché loro non capiscono che si pronuncia huaca, e qui c'è una descrizione molto tecnica del modo in cui va articolata la parola huaca. E dice Garcilaso: ma la parola huaca non significa idolo, significa qualunque cosa che è fuori dal comune, due gemelli, una catena montuosa particolarmente spettacolosa, dei bambini che nascono col labbro leporino, cioè fenomeni, diremmo noi, anomali in qualche modo. Ecco, allora, tutto questo non ha niente a che fare con l'idolatria. E poi gli spagnoli non hanno capito che se si pronuncia quella parola huaca in un altro modo, significa piangere. Ora, tutto questo mi ha lasciato sorpreso e, diciamo, mi sono poi interrogato molti anni dopo su questo, e ho scoperto che in realtà, in margine a un libro di uno storico spagnolo, l'esemplare conservato nella biblioteca di Lima, in margine Garcilaso aveva vergato poche righe in cui anticipava questo e faceva anche un paragone con i suoni degli animali, cra, eccetera. Ora, ho avuto poi la fortuna a Lima di vedere fisicamente questo libro e vedere questa nota in margine di Garcilaso. Ma quello che però mi aveva, diciamo, aveva scatenato la mia ricerca
era l'idea che una tradizione basata sopra la descrizione della pronuncia delle parole, che era stata elaborata dai grammatici greci, che era stata ripresa dai grammatici latini, che era stata poi ripresa dai missionari, soprattutto gesuiti, per traslitterare le lingue più varie, dal giapponese al cinese al quechua, usando questo strumento potentissimo che è l'alfabeto, ebbene tutto questo sia stato, diciamo, uno strumento di conoscenza di realtà culturali completamente diverse e di dominio. E cioè ritorniamo all'ambiguità. Io credo che l'ambiguità sia un tema inesauribile e che, diciamo, parlavo prima dell'ambivalenza, ambiguità del cristianesimo nei confronti del giudaismo. Questo non è, questa è la mia idea, senza non è indipendente da questa spinta a conoscere e a dominare le popolazioni al di fuori dell'Europa, che ha dato questi risultati straordinari, dizionari del quechua di cui Garcilaso ha tenuto conto. Non racconto tutto il saggio, però volevo dare un'idea della, raccogliendo diciamo la domanda di Cora, volevo dare un'idea della varietà dei temi e forse anche dei legami che esistono fra questi saggi su temi così diversi. Non so se possiamo fermarci qui e sentire se ci sono domande da parte del pubblico. Si può? Abbiamo tempo? No, non dirmi questo. Questo sarebbe, diciamo, assolutamente controproducente se io avessi questo effetto. Allora, avessimo. Ci sono forse delle domande, delle curiosità, non lo so. Nessuno fa una domanda? Io ho domande di riserva comunque. Tu hai domande di riserva, ma volevo prima sentire. No, mi era parso di vedere un movimento o qualcosa. No. C'era? No. Vabbè, allora. Sì, c'è. Allora, qual è la domanda? Se posso sapere? No. Con le mascherine. Vabbè, con le mascherine non si vede. Vogliamo sentire? No. Vabbè. Allora io ti volevo fare una domanda su due saggi che entrambi li troviamo nella seconda parte del volume e sono stati scritti a più di 10 anni di distanza l'uno dall'altro e da due prospettive diverse affrontano un segmento di storia del gesuitismo e dell'attività missionaria dei gesuiti, quindi si connettono anche a questa questione a cui ho appena accennato di quella ambivalenza degli strumenti di conoscenza. E attraverso questi due casi, i titoli dei due saggi sono uno ancora sui riti cinesi e l'altro non esiste un dio cattolico, virgolettato, virgolette sono importanti perché è una citazione, e approdi a porre una domanda di portata generale, direi globale, sulla categoria stessa di religione. E mi sembra che in questi saggi sia molto evidente il dialogo con la contemporaneità, mi sembra molto interessante poterli leggere insieme e non è la prima volta che tu discuti in prospettiva storiografica dei dibattiti interni anche al mondo cattolico contemporaneo o affermazioni e posizioni espresse dai diversi papati. E la mia domanda è questa: perché, come scrivi, la questione dei riti cinesi, su cui ci dirai qualcosa, che portò alla fine del Settecento anche alla soppressione della Compagnia di Gesù,
non solo non si è mai conclusa, ma è più attuale che mai e riguarda non solo il mondo cattolico, ma anche gli storici. Grazie. Allora, dunque, anche qui in realtà si parte da due casi. Allora, il primo caso è questo. Insegnavo a Los Angeles, a UCLA, e arriva nella biblioteca, comprata dalla biblioteca, un frammento della, diciamo, dell'archivio Orsini. E allora decidono di organizzare un convegno su questo, mi chiedono se voglio partecipare, dico ma io non ho mai lavorato sugli Orsini, non so, vediamo cosa c'è in queste carte. E trovo una scatola piena di documenti, tutti riferiti alla disputa sui riti cinesi. Ora, questa disputa è una disputa che, soprattutto fra il 6 e il 700, riguarda la strategia dei gesuiti in Cina, perché i gesuiti avevano adottato, prima in India e poi in Cina, un atteggiamento estremamente tollerante nei confronti dei convertiti, prima indiani e poi cinesi, e nel caso dei cinesi l'atteggiamento dei convertiti nei confronti del culto degli antenati e in particolare di Confucio, ma in generale il culto degli antenati. Ora, ci fu una disputa con un mucchio di interventi, eccetera, eccetera, tutto questo è famosissimo. Mi sono chiesto perché queste carte fossero lì, credo che uno degli Orsini fosse un consultore del Sant'Uffizio, questa è la mia ipotesi, e comunque mi sono messo a leggere queste carte. Dopodiché, sapevo qualcosa sui riti cinesi, non so il cinese purtroppo, però devo dire che la maggior parte di quelli che intervengono in questa disputa, quelli che io ho esaminato, non sapevano neanche loro il cinese. Ora, ho poi lavorato sopra documenti legati a questa disputa nell'archivio che era del Sant'Uffizio e che oggi è a Roma, nel palazzo che era del Sant'Uffizio, e cioè la congregazione dei riti per la fede. Ora, diciamo, tanti anni fa, io cercavo, l'avevo cercati prima qui all'Archiginnasio, dei documenti sopra un processo di cui non sapevo niente, in cui un distillatore ebreo convertito di nome Costantino Saccardino era stato condannato a morte insieme ad altri all'inizio del 600, e io cercai notizie su questo Saccardino, non le trovai. A un certo punto ero a Venezia, lavoravo sul Fonte Sant'Uffizio e per caso ho trovato un processo in cui un notaio dell'Inquisizione dice mandato una copia del processo contro Costantino Saccardino a Roma, succedeva in qualche caso, cioè quindi al Sant'Uffizio, la sede centrale a Roma, ma il processo era così lungo che voglio un supplemento di paga. Ma perché era così lungo, mi sono chiesto. Però il processo io non l'avevo e quindi scrivo una lettera al Sant'Uffizio chiedendo, che allora l'accesso agli studiosi era impossibile, chiedendo di se c'era lì il processo contro Costantino Saccardino. L'archivio del Sant'Uffizio a Roma è stato depauperato, è stato mandato a Parigi, lì in parte è stato distrutto, una parte è stata mandata venduta in maniera romanzesca da uno svizzero a un irlandese, finita al Trinity College. E io in Vaticano avevo consultato questi documenti, che sono documenti, era una carretta di documenti, e li avevo consultati in microfilm. Parlo di moltissimi anni fa. Allora scrissi al Sant'Uffizio chiedendo se c'era il processo, e mi scrissero non c'è. D'altra parte
se ci fosse, si tratta di carte così delicate che lei non potrebbe consultarle, firmato, e lì c'era il cardinale che se ne occupava, che allora della congregazione la dirigeva, Ratzinger. Ora, a questo punto ho pensato, ma però qui non posso smettere, qui. Allora ho pensato, il Papa, il nuovo Papa, Papa polacco, Wojtyła, era stato appena eletto, ho pensato, gli scrivo una lettera. Però se gli scrivo una lettera chiedendo l'apertura dell'archivio del Sant'Ufficio degli Studiosi e gliela scrivo in maniera burocratica, questa lettera va immediatamente messa da parte, non avrà nessun effetto. E allora gli ho scritto una lettera che cominciava così. Sono un ebreo ateo studioso di storia. Da molti anni studio i processi dell'Inquisizione. Ho consultato una parte dei processi che si trovavano nell'archivio centrale dell'Inquisizione, che sono ora a Dublino, e ho consultato in microfilm alla Vaticana. Trovo assurdo che non si possano consultare i documenti che sono a Roma quando ho potuto consultarne un frammento in microfilm. E penso che la Chiesa cattolica dovrebbe sottoporsi al giudizio degli studiosi aprendo quest'archivio a tutti gli studiosi. Dopo un po' mi arriva una risposta dalla segreteria dicendo sì, capiamo il suo interesse, lì mi è parso che ci fosse un elemento forse ironico, ma insomma, però questi documenti non sono accessibili, impossibili, eccetera, sono troppo delicati. Vabbè. Passano alcuni anni, pochi, ma alcuni anni, e Wojtyła decide di aprire l'archivio di Roma, l'ex dell'ex Sant'Uffizio, e viene convocato un convegno all'Accademia dei Lincei per celebrare questo evento. E mi scrivono, io dico che non posso andare perché in quelle date dovevo andare a Cambridge in Inghilterra a fare delle conferenze. Dopo un po' mi arriva una telefonata. Ma lei ha ricevuto quell'invito? Sì. Non posso andare. Peccato. Peccato. Ma perché? Non riuscivo a capire perché. Questa sfumatura personale. Ma la sua lettera ha avuto un peso nell'apertura. Lettera? Quale lettera? Me l'ho completamente dimenticato. Capisco, è passato molto tempo. Allora, ripensandoci, cosa sono 15 anni per la Chiesa Cattolica? Nulla, naturalmente. Comunque io non sono potuto andare, dopodiché invece in apertura del convegno Ratzinger ha, non ancora Papa, intendiamoci, ha aperto il convegno leggendo le prime righe della mia lettera. Naturalmente io ho pensato dopo, ateo era irrilevante, ebreo no. Ora Cora mi ha fatto notare che in questo saggio, io non me ne ero proprio accorto, non ci avevo pensato, non esiste un Dio cattolico. Adesso dico qualcosa, abbiamo ancora tempo? Allora io qui dico, vabbè, cosa dico? Anche qui un caso. Sfogliando la Repubblica nel 2013, mi imbatto in una intervista di Scalfari al Papa, a Papa Bergoglio. La scorro rapidissimamente e mi imbatto in questa frase. Bergoglio dice: e io credo in Dio, non in un Dio cattolico, non esiste un Dio cattolico, esiste Dio. Io sono rimasto a bocca aperta, sono andato a vedere su Google, bisogna usare Google anche per trovare delle risposte, non solo delle domande, e vedo che le reazioni a questa battuta, soprattutto nell'alto clero statunitense, erano state feroci. Dopodiché però continuo a guardare e scopro che questa frase non era di Bergoglio, era di Martini, del cardinale Martini, un altro gesuita. Ora qui, anni dopo, mi sono messo a
scrivere queste pagine, ho riflettute, ho scritto queste pagine in cui, diciamo, prima di diciamo, spiegare che cosa ho trovato, mi sono rapidamente presentato, quello che ho raccontato fin qui è banale, cioè il nesso Bergoglio-Martini, ma poi ci ho lavorato sopra. Però di fronte al profilarsi di una ricerca è giusto dire qualcosa su chi si è posto delle domande, in questo caso quello che vi parla. Mi limiterò all'essenziale. Sono ebreo, non ho ricevuto nessuna educazione religiosa, non conosco purtroppo l'ebraico. La persecuzione di cui serbo ricordi incancellabili ha fatto di me, durante la guerra, un bambino ebreo. Le religioni mi appassionano. Ai fenomeni religiosi ho dedicato una parte considerevole del mio lavoro di storico. Sono ateo. Ora, non avevo pensato che questa autopresentazione in realtà in parte riprendeva, ma vabbè, poi io sono sempre quello, quindi diciamo quella mia autopresentazione a voi diwa. E comunque, diciamo, sono andato indietro, quindi da Bergoglio a Martini e poi a un altro gesuita, Matteo Ricci. Quindi la Cina. Adesso non sto a dire quello che ho trovato. Ricordo però che quando Bergoglio venne eletto, io mandai subito un'email al mio amico Gaston Burcua a Buenos Aires, perché volevo sapere qualcosa di Bergoglio, di cui non sapevo nulla. E gli ho detto, ma cosa mi dici? E lui mi disse, sì, che non era stato complice della dittatura, c'erano stati, semmai, dei, diciamo, dei peccati di omissione, come qualcuno potrebbe aver detto, però dal punto di vista sociale era una persona estremamente aperta. Io lessi tutto questo e pensai, quest'uomo ha un compito storico che gli è stato affidato dalla compagnia, sanare la ferita dei riti cinesi, che è costata la fine alla compagnia. Quindi il viaggio di Papa Francesco in Cina, che finora non c'è stato e forse non ci sarà, ma potrebbe esserci però, secondo me rappresenta il suo compito storico come gli è stato prospettato dalla compagnia di cui fa parte. Vabbè. Comunque, voglio dire, il saggio sui riti cinesi, adesso ritorno rapidamente a questo perché qui devo chiudere, dobbiamo chiudere. Allora, il saggio sui riti cinesi, secondo me, arriva a un certo punto a una cosa che, diciamo, non è stata mai detta a nessuno e che io trovo una bella trovata, e cioè tutta questa disputa dal punto di vista dei gesuiti, dal punto di vista di Matteo Ricci, questo straordinario gesuita che insieme agli altri aveva imparato i cinesi. Io ne ho visto la tomba a Pechino, impressionante, con altre tombe, e ci sono queste tombe, queste stele di marmo, e io vedevo come il lavoro diviso in due, latino e cinese, non solo cinese, però il latino era perfetto dal punto di vista grammaticale, inciso benissimo. Ho chiesto a chi stava con me, un mio ex studente cinese, ma come è inciso il cinese magnificamente. Dietro di noi c'era una gigantesca bandiera rossa di latta. Ricci pensava in latino, e quindi rite, l'avverbio rite, significa secondo le regole, il che significa che nella stessa categoria, per lui e per i gesuiti che pensavano in cinese, si potevano mettere insieme le regole dell'etichetta e il culto degli antenati. Un colpo, il loro, magnifico. Solo che a Roma, come spiego nel mio saggio, questa cosa non è passata. E lì ci sono delle discussioni impressionanti. C'è a un certo punto una trascrizione di un documento che ho trovato nell'archivio dell'ex Sant'Uffizio, in cui all'imperatore cinese vengono fatte delle domande, ma diciamo è un dialogo meraviglioso. Comunque, vabbè, niente. Andiamo qui.
e però non sono riuscito a suscitare neanche una domanda, guarda. Non prendo una domanda, dopo quello che hai detto, ricordo io.